Polifemo volta pagina, è estate e Leporano è davvero il centro di gravità per quanto riguarda la provincia ionica e non solo, quanto appunto ad avvenimenti. Infatti c'è una splendida rassegna estiva, Restate a Leporano, che cerca di soddisfare le varie sensibilità, i vari gusti, dagli eventi culturali a quelli musicali, a quelli legati allo spettacolo, insomma di tutto, di più. Gustiamoci, Restate a Leporano. Puntato sul turismo, l'amministrazione leporana ha fatto i grossi sforzi, nell'estate leporanese ci sono 42 appuntamenti e questa diciamo che è la punta di diamante della rassegna. È un onore per noi avere qui i pilastri dei New Trolls che questa sera ci portano. Restate a Leporano, una tappa importantissima quella di questa sera, un concerto dei New Trolls, un evergreen della musica e della discografia che ci ha fatto sognare e palpitare per decenni. 50 anni. E lo fa ancora, 50 anni. Festeggiamo quest'anno 50 anni. Mi precede Gianni Belleno, che è appunto il batterista. Il segreto della vostra longevità, dell'essere così un punto di riferimento per tanta gente, per i meno giovani e anche i giovani che sanno apprezzare la vostra musica? Il segreto è prima di tutto scriversi la musica da soli, così si sa quello che si va a fare, e poi cercare di non ripetersi mai, cercare di fare sempre dischi un po' diversi uno dall'altro. Noi abbiamo fatto tutti i nostri dischi diversi uno dall'altro, passando dalla musica rock al pop al classico. Abbiamo fatto molta esperienza a quella prog un po' più ricercata. Ciao, vuoi dire qualcosa ai tuoi amici qua? Sono venuti tutti per te qua, tutti per te. Come è cambiata negli anni la musica? Perché se noi facciamo un passo indietro a 20-30 anni fa è un altro mondo rispetto a oggi. In meglio o in peggio siamo passati? Ma no, io credo che non si sono persi gli autori, quelli che scrivevano delle belle canzoni, secondo me. Perché se basta vedere il Festival di Sanremo, non ti ricordi mai una canzone, penso. No? Eh no, quest'anno no. Anche quelle che vincono a volte passano inosservate. Gli autori veri ci sono, ma vengono messi da parte largo ai giovani. Giustamente credo che i giovani di oggi abbiano la musica che hanno voluto loro, certo. Questo. La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore alla comunicazione istituzionale e ovviamente al ramo, agli spettacoli. Beh, dottoressa Lotta, avere qui New Trolls è stata una bella fatica, non una cosa da poco. Leporano si arricchisce ed è il punto di riferimento dell'intera provincia ionica. Oltretutto un concerto in piazza, all'aperto, gratis, significa fare davvero aggregazione e rispettare il cittadino. Sì, noi stiamo cercando di fare turismo perché realmente Leporano è diventato il punto della provincia ionica. Noi siamo orgogliosi di avere qui a Leporano le colonne portanti dei New Trolls. Loro sono arrivati, noi li abbiamo accolti come cittadina come accogliente, come giusto? Perché veramente voglio dire, siamo stati una cittadina Leporano che sa accogliere e siamo orgogliosi di avere qui. La piazza stasera è pienissima. Manca mezz'ora ed è già piena, mezz'ora, un'oretta all'inizio ed è già traboca, non so come faremo a muoverci tra una mezz'oretta.
è arrivata gente da Bari, da Potenza, da tutta la provincia ionica. Leporano, l'ombelico della Puglia. L'ombelico della Puglia, realmente abbiamo anche puntato sulla comunicazione, grazie a loro che sono conosciutissimi e veramente ci porteranno indietro col tempo. Grazie, grazie ancora. Buona serata e buon divertimento. Grazie e buon divertimento. Non voglio tediarvi con discorsi inutili. Iniziamo subito il concerto. Grazie a tutti. Siete fantastici. Sindaco D'Abramo, la presenza dei New Trolls a Leporano rendono l'estate leporanese davvero una perla sotto l'aspetto musicale. Beh, una bella presenza consistente dei New Trolls, e ci allieta questa sera, ci allieteranno con tanti brani che hanno accompagnato la nostra esistenza di varie generazioni, e tanti guai hanno combinato perché hanno unito tante coppie, quindi hanno fatto del bene, più che guai. Stasera la piazza è stracolma. Stracolma come al solito, quindi a noi non può farci che piacere, perché il nostro è un paese turistico e va verso il turismo. Anche queste forme di intrattenimento sono importanti per la nostra comunità e per i turisti in genere. Beh, è giusto fare una presentazione dei New Trolls che hanno fatto storia. È bello vedere tanta gente che qui sembra così rinvigorita, rinverdita dalla vostra presenza, perché si sente giovane, perché rivive quegli anni. Ma l'aspetto positivo è che tante altre persone più giovani vi apprezzano ugualmente. Cos'è per voi la musica? Presentatevi uno per uno, nome d'arte e specialità musicale. Allora, io sono Dada Umberto, sono il cantante. E cos'è per me la musica? Sembrerà una cosa un po' azzardata, però è un po' una ragione di vita, perché sul palco, in quel momento, siamo noi stessi, siamo quello che siamo al 101%, anche se sembra che fingiamo, ma non è così. Dentro gli occhi non avevi draghi che non hanno la tua età, e la metropolitana mostro di una notte. Il più giovane del gruppo. Il più giovane, sì, Stefano Genti, tastiere, voce. Anni? 29, quasi 30 ormai, però ormai 29 l'anagrafe. Un New Trolls 2.0. Un 2.0, ma guarda, per me è un sogno che si avvera, perché io da piccolino cantavo una miniera quando avevo 3 anni, perché ascoltavo i vinili dei miei genitori, per cui poi trovarmi sul palco con Gianni Belleno e Nico Di Paolo è veramente un sogno, perché che andavi in miniera. Un onore per me, la musica è tutto, quindi che dire? Grazie a loro e a tutti di questa opportunità. Il concerto può essere bellissimo da qua, è bellissimo visto da lì, ma insieme è qualcosa di fantastico, per cui se volete cantare, cantate, rimanete con noi fino alla fine. Claudio Cinquegrana, chitarrista. Grazie. Ed è un'emozione essere sul palco con Nico Di Paolo e Gianni Belleno. Nico, che lui faceva fare le sue parti di chitarra. È un'emozione. Che emozione si prova a passare da una città all'altra d'Italia e vedere che tanta gente pende dalle vostre labbra? È una bella responsabilità. È bello perché conosci sempre gente nuova e noi ci divertiamo come dei pazzi, e i due grandi anche. E i due grandi anche. Nando Corradini, bassista, cosa posso dire? Bellissimo essere qua con tutti loro,
Nico e Gianni e loro anche, perché veramente, sono veramente bravi. Ci divertiamo. Ci divertiamo. E poi il nostro sud è accogliente. È bellissimo, di più. Guarda, accoglienti, ma di più. Questi New Trolls, mi diceva il mio operatore, io, mi diceva lui, me li ricordo 30 anni fa. E io dico che tra 30 anni ci sarete ancora. Speriamo. Sì, sì, ci sarete. La musica allunga la vita, sì, e rende immortali. Sì. Sì, speriamo, anche se gli originali sono loro due, chiaro, ricordiamolo. Chiaro, chiaro. Loro sono i New Trolls, noi siamo un buon supporto, però, insomma. La voce storica dei New Trolls. Ciao. Una grande, sei stato accolto con affetto, con partecipazione, sembravi una, sembravi Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ma guarda, forse perché sentono il sangue pugliese, perché anch'io sono pugliese, eh. Questi tanti anni di musica cosa ti hanno regalato? Questo contatto meraviglioso e continuo col pubblico? Ma di regalato mi hanno regalato la voglia di suonare, la voglia di continuare a suonare. Perché se non fosse, anzi mi hanno regalato anche la voglia di rinascere dall'incidente, perché se non fosse stato per loro, per l'affetto di tutti i miei fans, mi hanno dato loro la forza di rinascere. La musica è vita! Di reagire, certo. Per quello, grazie. Non è poco, è mezza vita. 50 anni abbiamo fatto anche un doppio album, dove stasera, i pezzi che facciamo stasera sono lì. Restiamo a Leporano, un'altra serata di divertimento, di aggregazione sociale, una serata per distrarsi. È la festa della bombetta. Anche questa sera abbiamo qui a Leporano la Sagra della Bombetta. Abbiamo il piacere di avere l'animatore Veronica e anche il mago Giovanni, che sta intrattenendo i nostri i bambini di tutto il territorio della provincia ionica. Più tardi ci saranno i Custom Sound. I Custom Sound sono un gruppo etnico popolare dove ci rappresenteranno la nascita della pizzica, ma non solo, diciamo anche la musica popolare in genere. Il tutto verrà poi all'interno della braceria Dalino, ci saranno da degustare delle squisite bombette. Tutto questo, siccome c'è tanta gente che arriva da tutta la provincia ionica, un ringraziamento lo vorrei fare al supporto che abbiamo logistico, i volontari della Protezione Civile di Leporano che sono qui presenti, la Polizia Municipale di Leporano, ma anche alla Misericordia di Taranto, che in questo periodo di tutta questa rassegna dell'estate leporanese ci hanno dato un grosso contributo, e va il nostro ringraziamento. Grazie all'aiuto della piccola Giulia, un grande applauso. Anche quest'estate siamo stati presenti come Protezione Civile a fianco al Comando dei Vigili Urbani per l'estate leporanese, a salvaguardia della popolazione e del territorio. E sono stati 42 eventi, ancora non sono finiti, in cui abbiamo lavorato, abbiamo assistito, siamo stati sempre presenti appunto per la sicurezza della popolazione. Nero. Apriamo la scatolina nera, facciamo vedere a tutti cosa c'è dentro. Non c'è niente. Tu, Maria Sole, vieni qua, girati. Io posiziono la scatolina nera sulla tua testolina e la mantieni con tutte e due le mani. Tutte e due. Ok, metti una mano così e una così. Non ti muovere e non aprirla, mi raccomando. E poi abbiamo bisogno di un'altra scatolina, questa volta di colore viola. La apriamo? Apriamo la scatolina viola, facciamo vedere che cosa c'è dentro. Non c'è niente. Questa volta la scatolina viola la mettiamo sulla testa di Sergio. Sergio, stessa cosa anche tu.
Buonasera a tutti, sono Mago Giovanni. E io sono Adriana, l'assistente. Ok, allora siamo qua in questa bellissima serata, qua in Piazza Maria Immacolata. Questa bella serata, c'è anche la band. E niente, abbiamo appena finito lo spettacolo, è stato un piacere veramente venire qua a Leporano con tutti i bambini che ridevano e scherzavano con me, e sono stati veramente belli, hanno interagito, è stata una bellissima serata. Io voglio invitare a tutti a avvicinarsi a questo mondo, perché io ho iniziato così per passione, giocavo così dentro casa e l'ho trasformato in un vero e proprio lavoro. E io vi invito comunque a mettere sempre mi piace sulla pagina Facebook, non solo per vedere tutti gli eventi che io vado a presentare, le varie piazze di Taranto, ma soprattutto per quanto è bella la nostra città. La pagina Facebook è Mago Giovanni, semplicissimo, lasciate un mi piace. Grazie e un bacio a tutti. Ciao! Buonasera, siamo a Leporano il 25 agosto. C'è una manifestazione di musica popolare. Anche a Leporano, dopo gli studi di Ernesto De Martino, delle Tarantate, della Pizzica, delle Tarantelle del Gargano, delle Tammurriate, possiamo usufruire e godere di questa manifestazione così intrinseca di valori culturali della nostra terra. Vi auguro una buona serata e buon divertimento a tutti. Ed eccoci qua col gruppo Custom Sound, è già la terza volta forse che venite a Leporano? Sì, questa è la terza volta, con molto molto piacere. Siamo qui di nuovo grazie all'amministrazione comunale di Leporano e al vice sindaco Yolanda Lotta che per la terza volta ci ha esteso l'invito. Noi siamo veramente molto molto felici, speriamo di dare il meglio stasera come al solito. Tipo di musica fate? Questa sera faremo la musica del sud, tammurriata, la tarantella tipica calabrese e la pizzica, ma per i particolari vi lascio al nostro direttore musicale che ne sa più di me, quindi. Sì, diciamo che il nostro repertorio si estende per tutto il sud Italia, perché a noi piace portare avanti la tradizione che è proprio appunto nel sud Italia, quindi la nostra tarantella calabrese, che è conosciuta in tutto il mondo, è conosciuta addirittura nelle Americhe ed è molto forte lì, quindi la nostra tarantella, la nostra pizzica, perché noi la sentiamo anche nostra la pizzica, è nella Puglia, ma la Puglia è molto vicina a noi, abbiamo la tammurriata, sempre molto vicino a noi con la Campania, quindi voglio dire siamo il paese del mondo, secondo me il sud Italia è il paese del mondo. Noi siamo di Castrovillari, in provincia di Cosenza, nel nord Calabria, quindi portiamo avanti quella... Calabresi. Sì, calabresi, portiamo avanti quella che è la tradizione della pastorale, quindi la tradizionale tarantella che si suonava nelle montagne. Allora, questa sera abbiamo questo piacere di avere qui la sagra, la festa della bombetta, e all'interno della festa della bombetta abbiamo voluto considerare proprio l'opportunità di mettere questo gruppo di musica popolare.
Abbiamo detto che è il piacere di avervi perché abbiamo avuto gli altri anni. Se vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, ci dobbiamo divertire insieme. Il gruppo è composto da 10 elementi. Uno ci ha dovuto lasciare per motivi di lavoro, è andato a Milano, che è il fratello Giuseppe Mazzotta, che noi tutti salutiamo. E stasera siamo qui in 9 e niente, divertiamoci insieme al tempo di tarantella, pizzica e tammurriata. Grazie. Restate a Leporano. Restate a Leporano sempre, tutto l'anno. E con queste immagini della festa della bombetta di Leporano ci salutiamo. L'appuntamento con Polifemo, stessa ora, ore 21, stesso canale, Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, o sul bouquet Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. È tutto, a venerdì prossimo, buonasera.